Mamma, non si rovina la vita figli per amore. È un sentimento passeggero. Lo dicono tutte le fiction del mondo, scusa, vuole dire... Senti, tu se ne finisci di vedere queste fiction. Vedrai sente meno, eh. Cucini metanfetamina come Breaking Bad? Per te un campo da calcio e per te una sala cinematografica. Che volete di più? Vabbè, mamma, se è per la tua felicità. Lo scusi, era affezionato a quello di prima. È un mezzo da prof, io non ci salgo. Se mi vede qualcuno che conosco. E poi dove andiamo? Ehi, dicono che Mezzaruga è un'ora e 40 dal mare. Ma chi te l'ha detta sta fesseria? Google Maps. La vecchia è acida. E Letizia è fulminata. Secondo me si droga. E poi c'è quello là che ti bacia di continuo. Non ti fa schifo? Quello là è l'uomo di cui mamma è innamorata. Quindi portagli rispetto, eh? E mi auguro che nella vita capiti pure a te, perché è una cosa straordinaria. Io spero proprio di no. Ma è tutto pane, il prosciutto è una comparsa. Ma quando arriviamo? La Puglia è lunga, cara, molto lunga, capito? Ci vuoi se ci raccontiamo i nostri complessi? No, preferisco le mie fiction sui nobili. Il mio complesso è che sono figlio di gin tonic. Dai, mamma, è così bella. Dalle foto sembra la villa di un principe. Che vi costa? Non ti preoccupare. Io sono stanca. Ecco. Di che? Io propongo di assumere un giardiniere, un maggiordomo, come a Downton Abbey. Senti, tu la devi far finita di guardare ste fiction sui nobili, hai capito? Che fanno male, te l'ho detto mille volte, non le guarda più. Ma perché? Non siamo ricchi. Sì, amore, siamo ricchi. Ma sai qual è il problema di noi ricchi? Lo vuoi sapere? La noia. La noia è il problema di noi ricchi, giusto, amore? Sì. Ecco. Allora ci dobbiamo trovare degli hobby, capisci? Vai a lavorare. Vai, avviati, vai. Forza. Una divisa da domestico. Assumiamone uno, lo addestro io. Cosa? Tu sei suo complice, non ti crederò mai più. Sì, no. Cattivo, mi fa paura, voglio tornare a Roma. Anch'io. È una parola, chi ci impara a noi? Lei. Ma che fai, mica siamo all'osteria? Io ho trovato un sito, Vita Zero Budget, e qui ci sono tutti i trucchetti per campare senza soldi.